Amici e ascoltatori, benvenuti ancora una volta a questa grande vostra trasmissione, La Nostra Gente. La Nostra Gente questa sera è rivolta a tutti gli amici che sono presenti qui a Santa Maria in Selva in occasione della festa della polenta, una cosa eccezionale, incredibile. La polenta così buona la si mangia solamente qui a Santa Maria in Selva. E allora noi dobbiamo iniziare subito, fra l'altro adesso vedrete anche un inserto con Don Peppe che presenta un libro dedicato a Enrico Mattei, un grande personaggio che viveva anche da queste parti. Quindi grazie a Enrico Mattei, ma grazie in modo particolare a Verdenelli, al presidente della provincia, ho visto anche il sindaco di Porto Recanati e agli altri che hanno preparato questa eccezionale testimonianza su Enrico Mattei. Ma grazie in modo particolare a voi che siete presenti. Io vedo gente di Camerino, San Severino, Castelraimondo, in ogni angolo della regione. Carissimi amici di TVRS, per me è un grande piacere andarvi a presentare Don Peppe e tutti gli amici che hanno organizzato la 37esima Sagra della Polenta, veramente delle persone fantastiche, eccezionali, che hanno avuto un grande affare per 4 serate piene accogliendo migliaia e migliaia di persone. Ma questa sera, all'epilogo di questa ennesima edizione, abbiamo un motivo in più per festeggiare, addirittura una presentazione di un libro importante, inedito, in anteprima assoluta. Ed è per questo che io darò la parola a Don Peppe, artefice assoluto di questa Sagra della Polenta, giunto al 50° anno di sacerdozio, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Polentari, insomma un personaggio veramente importante per la nostra comunità. A lei, Don Peppe. Va bene, tu è vero che fai il presentatore, allora allarghi lo sguardo su un soggetto. Io ti pregherei di mettere un obiettivo ben largo a tutta la gente che è dietro a sto nome, perché Santa Maria in Selva, se opera ciò che ha operato e vorrà operare in questo senso, sono le loro mani, la loro intelligenza, il loro impegno, i loro servizi e il loro volontariato. Ma veniamo a noi. Io ritengo che se gli ascoltatori possono condividere questa riflessione, io ne sarei contento. Noi facciamo polenta, ma vicino alla polenta la persona, e la persona ha una dimensione di economia, una dimensione di cultura e una dimensione spirituale. Sono contento di poter dire pubblicamente che stasera Chiesa Piena, delicatezza di Carpineti, che naturalmente ha sospeso ogni nota musicale, la Chiesa Piena, e abbiamo fatto una riflessione sulla liturgia di oggi, molto bello. E qualcuno è venuto a ringraziare, ma veniamo a noi sulla presentazione del libro. Credo che tutti voi sappiate quanto questo grande personaggio, che 50 anni fa è morto o è stato fatto fuori, forse è più precisa la cosa, che cosa abbia fatto quest'uomo per le Marche. Enrico Mattei di Matelica, un uomo intelligente che aveva la sensibilità verso il povero. Io dico solo un aneddoto, perché poi sarà Maurizio Verdenelli che ha scritto questo libro e potrà commentare con altre battute questa presentazione. Io dico che tra la ordinazione a prete del 1962, 29 giugno, e la morte di quest'uomo, ottobre 1962, forse perché avevano capito che Don Peppe accoglieva le ansie di giovanotti che cercavano lavoro, io mi sono permesso di fare una... forse la mia sfacciataggine, non saprei, ma era la passione per dare lavoro a chi lo cercava. Mi sono permesso di telefonare a Enrico Mattei, che non ho mai conosciuto di persona, l'ho conosciuto semplicemente per la voce e per la generosità che ha avuto nel presentare la richiesta di 3 giovanotti di Treia che cercavano lavoro. La risposta li ha assunti. Il guaio che uno di loro, ma non è dipeso dal lavorare per il petrolio, è morto sul lavoro, ma per un malore, una crisi cardiaca, e se n'è andato, un uomo di Passo Treia. Allora, io credo che questa presentazione che stasera viene fatta, si parla di un petroliere santo. Certo, mi fa un po' fatica, ma forse noi dovremmo rivedere i nostri modi di fare giudizio sulle persone e sugli avvenimenti. Maurizio, a te la parola. Sì, che un petroliere sia santo, visto tutto quello che è successo nell'ultimo secolo, negli ultimi 2 secoli, il sangue che è corso dietro al petrolio e viceversa. E Mattei è stato un uomo diverso, perché ha lavorato per gli italiani e per l'Italia, è morto per l'Italia per mano anche di italiani, pare. Ora è un grande tradito, un uomo che dava lavoro, e questa è la santità laica
di Mattei, che rifulge ancora più splendidamente in questi tempi in cui il petrolio è balzato alle stelle, in cui i giovani non hanno più futuro e non hanno più speranza. Mattei dava speranza, lavoro e futuro a giovani, a tutti i giovani, tant'è vero che a Matelica il sindaco disse: ingegnere, lei ci toglie tutti i capi famiglia, ci toglie tutti i ragazzi, ci toglie tutti gli uomini, le donne che fanno? E allora lui pensò a 3 stabilimenti intorno a Matelica per poter drenare questa manodopera che se ne andava per il mondo e che non ha mai dimenticato Mattei. Io l'ho intervistati e la loro vita è stata cambiata, è come se avessero visto un santo, un grande santo laico. Un ultimo episodio, perché per tagliarla e per farla corta, io ho intervistato per la prima volta la sua guardia del corpo, la guardia del corpo di Mattei, che quando andava a Matelica aveva il maresciallo Francesco Vescia che gli faceva da ombra, l'ombra del falco. Il falco era in codice il nome di Mattei. Beh, una volta disse Mattei al maresciallo, dice: ma Francesco, come vanno con le assunzioni? Questa era una frase che voleva indicare: ma Francesco, tu mi blocchi tutti gli assunti, perché ce n'erano 20-25 assunti ogni mese da Metelica che andavano all'ENI. Ora era veramente la massima occupazione. Di questi 25, 5 o 6 erano bloccati dai carabinieri perché avevano precedenti per furtarelli, per altri piccoli reati. E allora disse Vescia, gli disse: ingegnere, sa, questi rubano. E Mattei disse: ma lasciali rubare fuori di Matelica, diamogli un futuro, diamogli il pane, diamogli una certezza e una dignità di vita che qui non hanno, perché qui siamo poveri e non vogliamo più essere poveri e non dobbiamo neppure più andare in Svizzera per non diventarlo più. Ora, questo libro ha questo significato profondo che il mio amico Antonio Pettinari capì, comprese prima che io lo scrivessi, e mi disse: farlo, scriverlo, perché è necessario anche per dare un'identità alla nostra provincia, perché è una provincia che lavora, che fa fatica, che è una provincia di emigranti, e Mattei voleva dire no a tutto questo. Ma Maurizio, scusa questa domanda che vorrei presentarti: di cosa si trattava quando mi dicevi che lui aveva amicizie in alto loco con grandi petrolieri, di nascosto andavano a casa sua, e l'altra battuta era un grande amico di monache di clausura e addirittura lui andava di nascosto a far qualcosa? Che cosa? Beh, ormai è abbastanza noto che lo Scià di Persia è stato il suo grande amico, il suo grande sponsor. Se noi avevamo il petrolio a un prezzo inferiore di quello che ce lo facevano pagare gli americani, si doveva allo Scià di Persia e a tutte le sue entrature nell'Oriente. E questo Mattei lo fece personalmente, ospitando lo Scià in una sua villa a Senigallia. E io ho intervisto chi una volta cenò con lui lo Scià in questa villa, ed è una cosa molto bella. E poi lui era un uomo vicino a tutti, era vicino per esempio al santuario e alle monache di clausura della Beata Mattia, aveva ricostruito il monastero che era cadente, l'aveva fatto bellissimo e aveva curato personalmente anche gli impianti igienico-sanitari, i termosifoni e tutto il resto. Tant'è vero che la badessa disse: ma ingegnere, lei ci rovina, noi abbiamo il voto di povertà e invece qui tutti ormai ci prendono per ricche suore. Questo è molto bello, ma non solo per i giovani, per le religiose, per coloro che soffrivano aveva cura Mattei, ma soprattutto per gli anziani. Inaugurando la casa di riposo a Matelica, lui si accorse che alcuni rivestimenti in bagni non andavano bene, si arrabbiò tantissimo, così come era affabile, generoso, tu l'hai sentito al telefono, una persona di grande gentilezza, diventò furente, stracciò i fogli del suo discorso e si arrabbia. Poi naturalmente gli entrarono intorno perché era una potenza incredibile. Dice: ma ingegnere, ma cosa succede? E lui disse: vedete, noi non abbiamo avuto attenzione e cura per gli anziani, presto noi lo diventeremo e vorremmo da anziani che i giovani avessero cura di noi, e se non diamo questo esempio che uomini saremmo? Ecco, questo era Mattei. Sì, Mattei è un grande della nostra terra marchigiana, credo che un applauso da poveri piccoli paesi della provincia di Macerata gliela potremmo proprio fare. Un applauso di cuore. Allora, signori, partiamo! E io voglio...
voglio salutare tutti quelli che sono qui con noi in questa fantastica serata sotto le stelle, in una bella sera di settembre. Saluto tutto il comitato che organizza la Sagra della Polenta, una sagra diventata ormai di importanza nazionale, ma perché sopra di tutto c'è sempre un motivo in più, non solo la polenta, ma stare insieme. E saluto anche, un abbraccio affettuoso a Don Peppe. Signore e signori, la mia musica per voi, adesso pensiamo a ballare. Tu, questa sera. Tu, stai con me. Con me. Tu, sei l'amore. Tu, del mio cuore. Solo quando stai.